italiani, brava gente. Qua la truffa è grossa e congegnata. Lavoro intermittente, solo un emittente. Pure l'aria pura va pagata. In giro girano tutti allegramente, con la camicia nuova strafirmata. Nessuno che ti sente, parli inutilmente. Pensano tutti alla prossima rata. Soldi pesanti, doroculato. Questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa alla cera, sopra il silenzio di questa galera. Buonasera Castiglione, buonasera a tutti. Ci deve essere qualcuno, qualcosa che si diverte a determinare il nostro intervento su Castiglione sempre successivamente al nostro intervento su Andrano. Questo determina questa corsa affannosa con la voglia di arrivare qui ed essere puntuali, e ce l'abbiamo fatta. Oggi un nuovo intervento della lista ABC Castiglione Andrano, Castiglione bene comune. Parlerà Rosario Martella e poi interverrò nuovamente io. Ma prima di dargli la parola voglio fare due puntualizzazioni, perché a me piace la campagna elettorale, ma più che altro piace il confronto, piace parlare, dire qualcosa e farlo con riferimenti puntuali. Quindi ieri, quando un po' in fretta, poi verso la fine, vedo che sto prendendo la mimica di Sandro, non vorrei proprio onestamente, cioè spostati da lì. Ieri un po' nella fretta vi ho parlato di quello che è successo, vi ho illustrato uno dei disastri, quelli che hanno riguardato particolarmente le nostre tasche, la tassa sulla spazzatura, il servizio in genere sulla spazzatura. Ho citato delle transazioni e degli accordi che hanno determinato ottimi affari per la ditta e invece per noi niente, ogni anno si è pagato sempre di più. Allora, per chi vuole riscontrare le cose che ho detto, consiglio la lettura, e la consiglio anche all'ex vice sindaco di Andrano, oggi candidato sindaco, che ha smentito che le cose che io dicevo erano vere e mi ha sfidato a indicare i documenti. Quindi suggerisco la lettura della delibera 40 del 2013 di giunta, e che è quella con la quale si sono rideterminate le somme relative ai servizi resi nel 2012 e da rendere nel 2013 dalla ditta appaltatrice Lombardi Ecologia, quella con la quale ci siamo accorti che pagavamo per i cassonetti che non si lavavano più per il semplice motivo che non c'erano, vedo che ricordate bene. La delibera 30 maggio del 2012 invece è quella con cui si è approvato l'atto di transazione tra la Lombardi e il Comune, quella con la quale 280.000 euro di contestazione di disservizi sono diventati soltanto 28.000, con un abbattimento, uno sconto a favore della ditta e non a favore di voi cittadini di Castiglione e di Andrano. Ho dimenticato di dirvi un'altra cosa ieri, che nel passare alla Tares gli assessori, oggi ricandidati un po' di qua e un po' di là, hanno abbassato le detrazioni, gli sconti. Gli sconti previsti per esempio per chi vive da sola. E quindi mentre prima si aveva un abbattimento del 30%, oggi è solo del 15%. Significa un altro aumento di tasse dissimulato sotto questa forma. Per quanto riguarda poi chi ha scelto la ditta e che ha determinato tanti problemi in questi anni, su Andrano il vice sindaco, oltre a indicarlo come una ditta in odore di mafia, ha fatto intendere che ciò fosse opera di chi l'ha preceduto. È un po' distratto.
virgolette, vi leggo una frase virgolettata. Noi qui siamo stati un po' sfortunati con la ditta. Abbiamo avuto ditte che hanno avuto addirittura problemi con interdittiva antimafia. Abbiamo passato i guai e siamo arrivati alla proposta di risoluzione del contratto. Ma questo non significa che era sbagliato il progetto. Quando fai la gara, chi ti arriva devi tenerti. Dichiarazioni del 6 dicembre 2012 del dottor Silvano Macculli. Quindi, diciamo, dell'alter ego del nostro vice sindaco. Prima di passare la parola a Rosario, poi cercherò di intervenire di nuovo, a proposito di come nascono le candidature. Non c'è stato nessun monopolio sulla candidatura a sindaco del sottoscritto nell'ambito della mia coalizione. È stata la sintesi di un percorso che più volte abbiamo illustrato, lungo, faticoso, però ricco di democrazia e di argomenti e di riflessioni. Così è nata la candidatura di Mario Accoto a sindaco per ABC Andrano Castiglione Bene Comune. Per candidarsi a sindaco, Domenico Balestra, all'età di 61 anni, ha dovuto spaccare la propria coalizione e mettere veti su tutti gli altri candidati possibili. Questa è la differenza. Buonasera a tutti, io sono Rosario Martella, qualcuno di voi forse mi conosce. Chio? Benissimo, evidentemente ho qualche mio studente, insomma. Bene, in questo mio intervento non vi parlerò assolutamente di bilanci, come vedete Mario lo fa benissimo, di finanziamenti, insomma di ambiente. Vi parlerò di altro. Affronterò insieme a voi un altro punto del nostro programma molto importante, che è quello relativo alla voce ABC contro la povertà. In questo punto programmatico rientra in pieno l'attenzione forte che noi insieme vogliamo rivolgere verso la cultura. La cultura non ha e non deve avere un colore politico. È quindi necessario che tutti i rappresentanti di governo e di opposizione facciano riferimento assolutamente ad essa come mezzo per combattere la povertà di un territorio, sviluppando impresa. Pensate che i padri costituenti nel 1948 già avevano capito l'importanza di questo investimento fondamentale, declinandolo nell'articolo 9 della Carta Costituente, che recita: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Un paese, signori, che non investe in cultura è un paese senza futuro. Ho scelto di far parte di questo gruppo per due motivi importanti. Non tutti di voi sanno che mio suocero è morto molto giovane, a 40 anni, ma era un cittadino attivo. Bene, io sono qui anche per lui e per tutte le persone come gli stessi genitori di Mario Accoto, del nostro sindaco, speriamo, che sono stati per me anche una guida. Bene, l'elenco sarebbe numeroso, però mi fermo qui. Dal punto di vista, ripeto, sentimentale, sono qui anche per loro. Però, come voi sapete, sono un matematico, quindi anche la ragione ha avuto il suo peso. Bene, io ho accettato perché questi ragazzi mi hanno dimostrato una particolare sensibilità verso il tema della cultura. Mi riferisco, come immaginate, alla Festa della Scienza, che come sapete nasce ad Andrano grazie a un'esperienza associativa e che, come sapete sicuramente, si sta aprendo a realtà diverse.
È una manifestazione che si ripete ormai da diversi anni. Vede tantissima partecipazione, e non solo da parte della scuola. Mi riferisco all'Istituto Comprensivo di Diso, al Liceo Capece di Maglie, all'Istituto Comprensivo di Uggiano, ma anche da parte di tutti voi concittadini. Ho notato molto interesse, siete molto attenti verso la comprensione di temi scientifici che in genere non sono proprio facilissimi. Bene, non me ne vogliano però i candidati sindaci delle altre liste, se sottolineo in questo momento la loro mancata attenzione e partecipazione alla festa della scienza. Durante questa festa della scienza, voi sapete, vengono trattati temi che riguardano soprattutto il campo della medicina. Quindi io sinceramente mi aspettavo in prima fila, io volentieri sarei andato in ultima fila, i medici del nostro paese, dei nostri paesi. Ebbene, non c'erano. C'era Paola, ma mi riferisco, come avete notato, ai candidati sindaci, penso che avete capito, insomma, a chi mi riferisco. Bene, così non è stato, va bene. Hanno dato un'ulteriore dimostrazione di quanto purtroppo siano poco sensibili verso gli aspetti culturali, nei quali invece Andrano e Castiglione hanno mantenuto centralità. Questo mi rammarica, perché ribadisco ancora una volta, la cultura non ha e non deve avere assolutamente un colore politico. Potreste però dirmi senza dubbio che con la cultura non si mangia. Bene, noi del gruppo ABC riteniamo invece che sia esattamente il contrario, e vorremmo che anche voi concittadini capiste che cultura è benessere, cultura è crescita del nostro territorio, cultura e ricchezza della nostra comunità possono essere strettamente associate. Per cercare di convincervi di questo, vi invito a riflettere insieme. Vi sono piccole realtà, proprio come Andrano e Castiglione. Queste piccole realtà hanno capito prima di noi che la cultura può dar da mangiare, creando opportunità di lavoro per la gente del posto e sviluppando ovviamente imprese. Non so se conoscete, forse di fama, non lo so, ma mio cognato Antonio Musarò, che insegna alla facoltà di medicina a Roma, che recentemente, un paio di anni fa, è stato persino premiato dal Presidente della Repubblica. Bene, lo accompagniamo ad un piccolo paesino in provincia di Lecce, una frazione di Vernole, di nome Acaglia. Pensate, una frazione di 450 abitanti. Bene, pensate che paesini così piccoli hanno capito prima di noi che con la cultura si mangia. Infatti, in questi posti Antonio ha portato diversi scienziati, diversi suoi colleghi, che hanno di recente organizzato congressi scientifici proprio ad Acaglia. Quindi hanno coinvolto un cospicuo numero di eccellenti personalità del mondo scientifico, provenienti dall'Europa, provenienti dal mondo, con ricadute che potete immaginare per questi piccoli paesi in termini economici estremamente notevoli. Io sono stato in questo paesino, ripeto, pieno di negozi di souvenir, insomma vari tipi di negozi. Perché Acaglia sì e Andrano e Castiglione no? Tra i tanti illustri ospiti abbiamo anche avuto da noi la professoressa Elena Cattaneo. Forse avete saputo dai telegiornali che è stata nominata senatrice a vita. Bene, è stata ad Andrano, ospite da noi. Grazie proprio alla festa della scienza. Abbiamo avuto il piacere e l'orgoglio di ospitarla proprio qui da noi. E non vi nascondo che tutti i professori, quando sono andati via, ci hanno fatto i complimenti per la bellezza, per le potenzialità del nostro territorio, che è rimasto nel loro cuore, e ci hanno lasciati dicendoci sempre
che saranno, che torneranno volentieri nei nostri paesi, anche con i loro amici, anche con le loro famiglie. Andrano e Castiglione possono investire sicuramente sulla cultura e la nostra comunità ha le eccellenze in grado di promuovere il nostro castello, per esempio, come sede di convegni scientifici nazionali e internazionali, in grado di far sbarcare proprio nel nostro territorio centinaia di ospiti, ovviamente da ascoltare, da albergare, da accogliere, che vorranno visitare i nostri luoghi, mangiare i nostri piatti, comprare i nostri negozi. Perché le altre città piccole sì e noi no? E allora è proprio un esempio di queste piccole realtà e dalla consapevolezza di avere anche noi le stesse potenzialità, puntando proprio sulle nostre risorse, sulle nostre eccellenze che ci rappresentano nei diversi settori in Italia e in Europa, che noi di ABC abbiamo deciso di impegnarci al fine di poter creare una rete di sviluppo e di ricchezza, partendo proprio dalla cultura, alla quale noi abbiamo assegnato il colore grigio per fare riferimento alla materia grigia, all'intelligenza, al potere delle menti. È vero, il grigio è un colore, ma non è un colore politico. La cultura, cari concittadini, può essere intesa come quel bagaglio di conoscenze e di pratiche acquisite, ritenute fondamentali e che vengono trasmesse di generazione in generazione. Vista in questa chiave, noi di ABC pensiamo che la cultura debba interessare non soltanto i giovani, ma anche gli anziani. Ed è per questo che un altro nostro obiettivo è quello di favorire una cultura della reciprocità tra anziani e giovani, quel prendersi cura l'uno dell'altro con amore e rispetto, perché soltanto in questo modo la disabilità dovuta all'invecchiamento diventa una risorsa e non solo un peso da sopportare. Vorremmo contrastare quella cultura dello scarto che investe anziani e giovani e opporle, al contrario, la cultura dell'inclusione, la cultura dell'incontro. È vero, i giovani sono il futuro perché hanno la forza, andranno avanti. Ma anche l'altro estremo della vita, gli anziani, sono il futuro di un popolo. E un popolo ha futuro se va avanti con tutte e due le forze. Noi di ABC vogliamo rivolgere la nostra attenzione nei riguardi dell'anziano non solo verso l'aspetto assistenziale e sanitario, che ovviamente è importante, ma anche verso la diffusione di un benessere generale che rafforzi la creatività e il sapere, in sintonia con il risveglio dell'operosità cittadina. La nostra idea è quella di offrire ai cittadini over 50 un servizio di crescita culturale, svolgendo corsi relativi a più diversi argomenti, arte, storia, perché no, anche matematica, fisica, cinema, religione, per arrivare poi a realizzare un mio sogno, un nostro sogno, che è quello di fondare, come è accaduto, ripeto, in piccoli altri centri, una vera e propria università della terza età, intercettando finanziamenti che diano opportunità di lavoro ai nostri giovani. Voi avete detto ai vostri figli studiate, bene, noi siamo in debito con voi, creando quella cultura, ripeto, di reciprocità tra anziani e giovani, da cui potrà derivare solo ricchezza e benessere. Tutto questo perché crediamo nell'invecchiamento positivo e perché pensiamo che la vera sfida per gli anziani è riuscire a essere sereni nella loro età, partecipando attivamente nell'interazione tra di loro, evidenziando le capacità creative, stimolando le attività cerebrali per una qualità di vita anche nel nostro territorio migliore. Bene, questo mondo richiede le qualità dei giovani, è vero, ma non di uno stato anagrafico, ma di uno stato d'animo, di un temperamento della volontà. Credo fermamente, signori, nel lavoro di squadra. Credo con tutto me stesso che da soli si possa ottenere molto, ma in gruppo, uniti e tutti verso la stessa direzione, come siamo noi di ABC, si possa ottenere molto di più. E molto di più otterremo se anche voi, cari concittadini, il 25 di maggio sarete con noi e deciderete di essere squadra con noi. Bene, partiamo quindi dall'ABC per costruire insieme un presente attivo per gli anziani e un futuro migliore per i giovani. Concludo, signori, augurando a tutti i nostri interlocutori un sincero in bocca al lupo
e mi auguro che ad uscirne vittoriosi da questa campagna elettorale siate soprattutto voi cittadini di Andrano e Castiglione. Grazie.